Già, Bianco. Possibile che tu non abbia capito? Non lo sai che fermarsi alla parola scritta non basta? A che servono le tue parole? A che serve la tua filosofia? Solamente a mettere gli uomini gli uni contro gli altri. Non lo capisci che il divino soffio dello spirito può raggiungere gli uomini per altre vie? Chi dice che esiste il puro spirito mente. Naturalmente bisogna distinguere con quale finalità si mente. È molto diverso se si mente per conservare o invece per distruggere. Penso che un cristiano e un anarchico si possano mettere sullo stesso piano, quanto al fine. Sì, proprio così. Sia l'uno che l'altro mirano a distruggere l'ordine esistente. Doveva partire ai 38. Allora, brevissime parole per uno dei... Perché dobbiamo sempre usare il termine capolavoro? È angoscioso il termine capolavoro o comico. Comunque, per uno dei grandi momenti della storia televisiva di Cottafavi e della storia televisiva tout court, può darsi che io mi sbagli, può darsi che esageri, questo è bellissimo, può darsi che esageri il peso di questo sceneggiato sulla vita di Dante per dei motivi ovviamente autobiografici. Una delle poche cose che vidi in quegli anni con un'attenzione simile a quella che avevo per il cinema, anche per il cinema in televisione. E devo dire che più ancora che Cottafavi, che ero molto piccolo allora, più ancora che Cottafavi, la cosa che mi teneva molto atteso a quello schermo bianco e nero era Albertazzi. Ho già parlato della fascinazione per Albertazzi in occasione della riproposta integrale da parte nostra del suo Jekyll e Hyde, con regia e interpretazione. Qui la regia è di Cottafavi e c'è una, secondo me c'è una passionalità. La cosa affascinante di Cottafavi è che è un cineasta in realtà molto pronto a appassionarsi, lo vedremo tra qualche settimana con lo stupendo Fiamma che non si spegne, ma che proprio nel caso quando la sua passione rompe di più, quando è o sarebbe più evidente, si chiude, no? si rende quadrato, si rende impassibile, e questo naturalmente permette alla passione di tendersi, cioè il film diventa ancora più teso, ancora più intenso. E in Vita di Dante però devo dire che la presenza di Albertazzi è davvero la presenza di qualcuno che per un certo periodo nel teatro, nella televisione, nel cinema italiano, che si è fatto pochissime cose, ma nel cinema basta il Marienbad di René naturalmente, ha condensato una sorta di estremo laico del teatro, è una sorta di opposto di Carmelo Bene. L'opposto di Carmelo Bene in Italia non sono Gassman, non sono altri mattatori in senso roboante, gigantesco, ma è proprio questo, è la capacità di adattamento, di autoadattamento, di fregolismo mentale che diventa riproposta sempre della stessa maschera, di un'ambiguità assoluta, no? Con questa piccola bocca, pensiamo cos'è nell'Idiota, da Dostoevsky, lo stesso Albertazzi. Allora, avere il personaggio più ambiguo e più smussato in qualche modo, più imperscrutabile della storia del cine-teatro a televisione italiana, averlo in Dante è veramente una scelta fortissima, perché Dante in qualche modo era questo,
Dante non è solo lo scolpirsi della sua poesia, è la fortissima ambiguità che poi è raccontata da tutta la sua poesia, in particolare, ma questo risalta perfino dalle scelte dure, geniali, molto appassionate di un Benigni, che credo che abbiate intravisto poco fa. Ecco, in Cottafavi, nell'incrocio tra Cottafavi e Albertazzi, credo che Dante e il suo desiderio, il desiderio però raffreddato che negli occhi e nella voce di Albertazzi, sia una delle letture critiche di Dante, direi, a livello proprio letterario, più avanzate che sia possibile incontrare. Buona visione, la conquista dell'immagine, la selva delle immagini, l'abbandonarsi, non c'è retta via, il labirinto dell'immagine, il volto ambiguissimo di Albertazzi, Dante, buona visione, vita di Dante, morte di chi guarda. Disguised as lust, here in our bed until the morning comes.